La credibilità della signora Boschi, della signorina Boschi è zero. Durante alcuni incontri informali la ministra Boschi chiedeva alla D. Ghizzoni di acquistare proprio Banca Etruria. E allora io voglio capire, voglio sapere cosa è successo, se ci sono stati conflitti di interesse, se ci sono state ingerenze. Noi di storie del tipo quando c'è il Consiglio dei Ministri io me ne uscivo, le abbiamo già sentite ai tempi di Silvio Berlusconi. Certo che Berlusconi ha conflitti di interessi enormi, ma non è mai stato risolto il conflitto di interessi appunto perché non conveniva al centro-sinistra, a questo ipocrita centro-sinistra. Chiederemo l'immediata calendarizzazione per dare via alla commissione dell'inchiesta sulle banche, in modo che possiamo iniziare un ciclo di audizioni molto importanti. Potremmo da subito audire Ghizzoni, potremmo audire l'ex ministro Boschi e l'attuale sottosegretario, sempre Boschi, e potremmo anche audire un pericoloso rivoluzionario come Ferruccio De Bortoli, che ci dice delle cose che hanno nell'incredibile. Altro atto, chiederemo un'informativa urgente, quindi a Gentiloni, quindi Gentiloni dovrà venire a riferire in aula sul caso Boschi, perché chiediamo senza dubbio che siano levate tutte le deleghe al ministro Boschi, e quindi è una vera e propria sfiducia alla Boschi che facciamo per tramite del governo. Esiste una nazione spaccata tra un popolo di cittadini che vede gestiti, rubati, fumati i propri risparmi da un gruppo ristretto di amicizie che hanno forti legami politici, per carità, ma soprattutto massonici e non comunque legittimi. Credo che quasi nessuno di noi sia in grado di scrivere 64 milioni di euro, e questa è la cifra che si spende ogni giorno in difesa, di cui 5 miliardi l'anno di armamenti. Sono delle cifre assurde, si tratta di armamenti costosissimi, di armamenti che sono per la maggior parte delle volte inutili, perché voglio farvi il semplice esempio dei carri armati che ha acquistato l'esercito italiano, i quali carri armati quasi tutti sono diventati dei rottami, sono diventati ferro vecchio, oppure taluni di loro sono stati utilizzati per i pezzi di ricambio per altri carri armati. Noi siamo convinti che attraverso l'utilizzo di una contabilità industriale seria, specifica e fatta in maniera scientifica si possa ridurre il costo soprattutto degli acquisti, andando a dare di più ai lavoratori. Noi non chiediamo che i militari abbiano un in più rispetto agli altri cittadini, ma che a livello proprio di diritti umani, di diritti dell'uomo, siano riconosciuti come persone, fatta salva ovviamente la specificità che li caratterizza. Va investito anche in intelligence, perché tutto ciò che non si deve risolvere preventivamente è l'intelligence che deve funzionare. È la diplomazia che deve funzionare, quindi tutte le risorse che noi abbiamo disponibili vanno convertite in altri strumenti. Contro tutto il vecchio management, perché sono loro i responsabili del disastro all'Italia, che tra l'altro significa anche sperpero di denaro pubblico. Adesso siamo qua di nuovo a dover rifinanziarla all'Italia, perché gli arabi portati da Montezemolo e da Renzi non hanno fatto altro che spolparla, togliendo tutti i pezzi pregiati della compagnia e portandoseli dentro Etihad. Pensate che all'Italia in tutti questi anni è stata aiutata miriadi di volte, sono stati investiti addirittura 8 miliardi di soldi dei cittadini, e attualmente la compagnia è comunque in debito di 3 miliardi di euro. Renzi ha fatto entrare Poste Italiane sperperando decine di milioni di euro nell'azionariato di Alitalia. Tramite quello il governo aveva proprio l'occasione di denunciare il vecchio management. Invece non l'ha fatto, e quindi pensiamo noi a denunciare tutta la vecchia dirigenza a partire da Montezemolo. Montezemolo già un anno fa in commissione trasporti ci confessò che Alitalia perdeva mezzo milione al giorno. Perché i manager di Alitalia non hanno fatto nulla per invertire questa tendenza? Oggi ci troviamo nella situazione assurda in cui due dei tre commissari sono corresponsabili del disastro di Alitalia, si dovrebbero autodenunciare. È veramente vergognoso che
che vengano date le responsabilità del fallimento di Alitalia ai lavoratori. Tra l'altro ci sono lavoratori estremamente qualificati in Alitalia. La responsabilità dell'ennesimo disastro è tutta in mano alla politica e ai manager che la politica di fatto ha nominato. Il Movimento 5 Stelle vuole scrivere la legge elettorale migliore per il Paese. Il Partito Democratico ha fatto 9 proposte. Prendiamo in considerazione l'ultima che ha scritto in ordine di tempo. Per questo partiamo dal Legalicum, che è la proposta del Movimento 5 Stelle, e dall'ultima scritta dal Partito Democratico. Facciamo una legge costituzionale perché il Verdinellum è una legge incostituzionale al quadrato. Allora siamo qui oggi perché annunciamo la mozione di sfiducia al Ministro dell'Economia Padoan. Padoan non avrebbe, per le regole, per le direttive che c'erano, potuto designare Profumo come amministratore delegato della Finmeccanica. Allora che cosa fa Padoan? Cambia la direttiva e leva fondamentalmente i requisiti di onorabilità, perché Profumo per quei requisiti non era una persona onorabile, e non era onorabile perché ha un rinvio a giudizio e vari capi di imputazione gravissimi. Noi sappiamo benissimo che Berlusconi ci ha abituato alle leggi ad personam, il Partito Democratico e Padoan ci hanno abituato alle leggi ad banchierem, e noi diciamo di no alle leggi ad banchierem. Una delle aziende più importanti del paese che si occupa di difesa, sicurezza e aerospazio, dei settori strategici per il nostro paese. È un ultimatum che diamo, quindi o se ne va Profumo oppure se ne deve andare via Padoan con un voto parlamentare. I signori di Forza Italia, io li invito, questa è una sfida, tra l'altro io sono al Senato dove i numeri veramente sono ballerini, no? A prendere finalmente atto, a dimostrare al paese che non fanno parte della stessa famiglia del PD, no? Il Movimento 5 Stelle ha portato alla luce uno scandalo gigantesco che coinvolge mezza Europa, ma molti partiti cercano di insabbiarlo. Di cosa si tratta? Abbiamo scoperto che molti paesi europei non applicano i dovuti controlli in dogana e lasciano entrare nei loro porti merce contraffatta e pericolosa per la salute. Il fenomeno è molto diffuso, per questo abbiamo denunciato il caso in Europa, ma niente è cambiato perché nessuno ha interesse a prendere provvedimenti. Però la questione è serissima. Paesi come l'Italia e la Germania sono molto severi nei controlli in dogana, ma altri stati lo sono molto meno. E una volta entrate in un porto europeo, le merci contraffatte e dannose circolano senza frontiere in tutta Europa. L'Inghilterra, ad esempio, ha fatto entrare dai suoi porti una quantità enorme di merce contraffatta cinese che poi si è riversata nei mercati del sud Europa, causando perdite per 4 miliardi di euro a paesi come Italia e Francia. L'Olanda invece è accusata di aver lasciato entrare dai suoi porti grandi quantità di carne avariata e contaminata, a cui era stato rifiutato l'ingresso da un porto italiano. Abbiamo denunciato questa situazione in un rapporto parlamentare di cui io sono prima firmataria e di cui si dovrebbe discutere nella prossima seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ma alcuni partiti stanno cercando di insabbiarlo e hanno chiesto al Presidente di rinviarne la discussione a data da destinarsi. Questo è inaccettabile. Siamo qui oggi per parlare del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione Economica e Monetaria, conosciuto da tutti come Fiscal Compact. Ma il punto qual è? Il punto è che noi possiamo anche decidere di porre un veto, di non inserire il Fiscal Compact, ma non basta. Innanzitutto perché il Fiscal Compact è solo una parte dei trattati, ma un'altra parte è già stata inserita nel nostro ordinamento, e soprattutto mi riferisco al pareggio di bilancio. Non c'è nessuna teoria economica, non esiste, è un'idiozia credere che inserire dei vincoli possa portarti ad avere stabilità e crescita. L'Unione Europea forse dovrebbe chiedersi innanzitutto quali sono i valori, e dovrebbe chiederlo ai cittadini e non di certo a dei burocrati o a una politica che si è dimostrata assolutamente distante dagli interessi del popolo. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto con la proposta depositata il lontano 7 maggio 2014 a prima firma Lombardi e di tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto l'abolizione, il dimezzamento delle indennità dei parlamentari e l'abolizione dei vitalizi. Nel frattempo anche il Partito Democratico, anche se a distanza di più di un anno, ha depositato una sua proposta a prima firma Richetti. Il Movimento 5 Stelle porta la proposta Richetti per l'abolizione dei vitalizi in ufficio di presidenza, il PD la boccia.
perché ci dice dobbiamo votarla in aula. Noi portiamo la proposta di Richetti per l'eliminazione dei vitalizi in aula e ci dice portatelo in ufficio di presidenza. Ma questo è, non solo stanno prendendo in giro noi, stanno prendendo in giro tutti gli italiani su tutte le materie. Questo è il loro modo di fare, tenersi i soldi e prendervi in giro. La credibilità della signora Boschi, della signorina Boschi è zero. Durante il tempo di informare, la ministra Boschi chiedeva all'AD Ghizzoni di acquistare proprio Banca Etruria. E allora io voglio...